Perché ombra di vin? Chi è stata a Venezia sa che un bicchiere di vino si dice ombra. E avecio, se beviamo un'ombretta? Il classico modo per dire a un amico o conoscente di andare a bere insieme. Tutti usano questa parola, ma quanti ne conoscono il significato? Ho fatto un po' di ricerche e per quanto fonti certe non ne esistano, ho trovato due risposte. La prima vede l'ombra come un concetto di unità di misura minima, come uno zic, un'idea, anche se in realtà più piccola dell'ombra c'è la pallina, 50 centesimi di vino. La seconda, ben più affascinante, sostiene che una volta, attorno al campanile di San Marco, ci fossero diversi banchi dove chi stava in piazza poteva bere un bicchiere di vino. Al tempo però non c'erano frigoriferi per tenere al fresco le bevande. Così gli osti erano costretti, per rinfrescare le botti, a seguire l'ombra del campanile, spostandole. Per questo si dice ombra de vin, perché stava all'ombra. E per viverti queste storie a Venezia fisicamente in città, prendi la mia mappa digitale. È una fusion tra Google Maps e il viaggio di scoperta. Basta perdersi a Venezia, è il momento di scoprirla veramente, sta città.